la mia migliore amica è Gio, con lei mi garderei. È tutto ok, chiamatemi Gio. Wonder Show, made in Gio. Io lo trovo bizzarro. Tappe dello sviluppo. Dello sviluppo. Compreso uscire il sabato sera? Ah, normale dici. Se è tutto normale potevi dirlo prima allora, no? Sentiamo. Quali sarebbero le altre tappe? Ci siamo, come tutte le mattine. Passo mezz'ora a provarmi e riprovarmi i vestiti che conosco benissimo e non so decidermi. Ma adesso non è il caso di fare tanta selezione. Meglio risparmiare le energie per stasera. Filippo, mi concedi questo ballo? Buongiorno papà. Come ti senti oggi? Ma lo sapevi che le fantasie della giungla sono all'ultima moda quest'anno? Ok, ti mancano di nuovo gli zuccheri. Ma no, no, mai stato meglio, Puzzola. E ti dirò di più. Sto lavorando per te e per la tua serata. Ok, in questi casi non resta che guardare il lato positivo. Grazie, papà. Se posso aiutare, sempre al tuo fianco. Vado alla festa? Nominativo Cornu. Ma tu come ti vesti stasera? Da fatina dei boschi. Ma non è una festa in costume. Ma certo che lo è, non te l'hanno detto? Genitivo Cornus. Allora mi vesto la piratessa dei Caraibi. Dativo Cornu, e da qui in avanti la fantasia non ci assiste più. Accusativo Cornu. Vocativo Cornu, tanto per cambiare. Ablativo Cornu. E se la fortuna vuole, abbiamo finito con il singolare. Domande? Potrei avere una bombola d'ossigeno? Devo ricordarmi di dirgli ciao. Almeno ciao. Prima di svenire peggio di papà ieri sera. Puzzola! Guarda cosa ho trovato per te. All'ultimo grido. Non questo. Non ora. La commessa dice che la natura è tornata di moda. Così almeno non prendi freddo. La mia bambina. Farai un figurone. Allora, senti Puzzola. Visto che ti passano a prendere, io passo dopo a salutare la mamma di Arianna. Ma no, figurati papà, non è necessario. Beh, allora, telefono? Non serve. Sai che potresti fare invece? Attendo disposizioni. Ti ricordi la spilla della nonna? Ma sì, dai, quella verde a forma di... A forma di padella. Non ci sarebbe alla grande con questa? Sì, ma dimmi dov'è, Puzzola. Mi sembra di averla vista in cantina. In una busta di carta. Forse. Nella scatola rossa, quella del panettone. Che dovrebbe essere nello scatolone. Sai quello sotto lo scaffale grande? Faccio in un attimo. Missione compiuta. Adesso inizia la parte più difficile. Ecco, avrei dovuto saperlo che non sarebbe venuto. Come ho potuto pensare che uno come lui, con una come me,
Ispira ed espira. Ispira ed espira. Un bel sorriso. Ti chiedo scusa, ho qualche minuto di ritardo. Sì, in effetti, che poi alla fine chi non è in ritardo? Prendi me per esempio, io sono in ritardo tutto il tempo. Ciao. Respira, Joe. Respira. Andiamo. Ah, sì. Andiamo. Non c'è niente nello scatolone rosso del scaffale grande. Puzzola! La mia puzzola. Eccola qua, la mia prima vera festa. Benvenuti, benvenuti a tutti! Diamo il via a questa meravigliosa serata che ci attende. Ballate, divertitevi e mi raccomando, non andate via prima di aver gustato la sorpresa che ho preparato per voi! In occasioni come questa, tutti cercano di dare il meglio di sé, ognuno a modo suo. Senza esagerare, però, sennò si finisce che ci si sente pesci fuor d'acqua. Insomma, saper stare ad una festa è un po' un'arte. Evidentemente non tutti conoscono. Ma tipo tu, no? Se volessi far colpo su una qui alla festa, per assurdo, cosa faresti? Beh, dipende da come lei. È bellissima. È simpaticissima. È dolcissima. Un angelo. Allora, in questo caso le fai un bel vassoio pieno di roba da mangiare e glielo porti. Alle ragazze piace la roba gratis. Forse è solo questione di ambientarsi, prendere un po' le misure e aspettare l'occasione buona per mettersi in gioco. Vuoi? Se avevo fame me li andavo a prendere. Anche se stasera sembra che l'occasione buona non arrivi mai. Non per me, almeno. Balliamo? Allora non ci siamo capiti. Thank you.
D'altronde non si può avere tutto subito. In fondo è solo la mia prima festa, no? Avevi ragione, sai. Credo che ci saranno terremoti ancora per un po'. Dalle tue parti. Nella prossima puntata... Ma la febbre non ne hai. Ma io non mi sento bene. Peccato che te la sei persa. Spaventapasso rimanzi, proiettata tutto schermo nella tua stringa messo. Mi sa che me la sono persa pure io. Che è successo? Allora? Qui si fa sul serio. Niente teoria, niente solfeggi. Aprite i quaderni.